Benvenuti cari amici alla conferenza numero 710 a cura della comunità politica ed umana della CAP, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano. Continuano le nostre conferenze in questa fase di transizione in cui sapete stiamo traslocando da una parte all'altra del nostro Ateneo, dall'Antoniano ma alla Mezzatoscala G. Quindi è una fase in cui le conferenze in remoto sono una necessità, perché non possiamo fare altrimenti, ma la nostra attività continua in maniera indefessa e speriamo nel mese di novembre di stabilizzarci definitivamente nella nuova zona di residenza, che non si chiama più un'aula, ma uno spazio. Quindi, e presto saprete anche la denominazione di questo nuovo spazio che stiamo decidendo in questo periodo, perché riteniamo che l'aula Brasiliana di Giussano Pini, per l'importanza che ha avuto nelle nostre vite e anche nella vita del nostro Ateneo, e per quello che ha significato come esperienza politica, debba essere proprio eternata, non utilizzando più questa denominazione nella nuova destinazione dove arriveremo. Ora, con molto piacere, ringraziandolo anticipatamente, cedo la parola a Simone Gambini Bolchi, che ci parlerà di un tema molto interessante, ovvero Adeo Lex, papi e santi contro le leggi inique. È un tema molto importante che non abbiamo mai trattato e ringrazio Simone Gambini che tiene questa conferenza in remoto, ricordando che la cartellonistica della Comunità Antagonista Padana, Comunità Antagonista, sta proseguendo senza soluzioni di continuità e presto uscirà un nuovo numero della conquista dell'università, il giornale che rappresenta la parte, diciamo così, più antagonista del nostro gruppo. Ora cedo molto volentieri la parola a Simone per questa conferenza e lo ringrazio anticipatamente per appunto il contributo fattivo e continuativo che dà alla vita culturale del nostro gruppo. Grazie. Grazie Pier, ma questa volta in realtà non la terrò nemmeno io la conferenza perché sarà in realtà una serie di slide o comunque di immagini che scorreranno con tanto di musica ed effetti speciali e sarete voi stessi a seguirla e a leggerla perché siccome sono parole e pensieri direi estremamente importanti, dette e pronunciate da persone veramente sante, sia che siano state riconosciute in modo tale dalla Chiesa Cattolica con l'elevazione del loro nome all'altare, sia anche semplicemente per le virtù eroiche che hanno esercitato nel corso della loro vita, ecco, ritengo che sia più giusto che parlino i loro scritti e soprattutto i loro pensieri e quanto hanno avuto il coraggio di professare e di difendere in vita, che appunto è la fede cattolica, la nostra fede cattolica. Quindi, più che buon ascolto, sì, buon ascolto per certamente la musica che ascolterete, direi buona lettura. Grazie. Thank you.
Ringrazio davvero Simone per questa conferenza molto particolare, come avete visto nella sua struttura, anche nella sua iconicità. Ecco, è qualcosa di molto interessante e forse anche nuovo nelle modalità in cui abbiamo pensato sinora le conferenze e forse anche da riprendere per il futuro. Perché oggigiorno la gente forse vuole più vedere che sentire, forse non sa, non sarà un fatto totalmente positivo. Ma è descrittiva la mia considerazione. Quindi ringrazio davvero Simone Gambini Bolchi per questo suo ennesimo contributo. Ricordo che è stata una delle figure determinanti per continuare le nostre conferenze durante i terribili e lunghissimi mesi dell'esilio pandemico. E quindi lo ringrazio. Quella che avete avuto l'avventura di ascoltare era la conferenza numero 710 a cura della comunità politica ed umana della CAP, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Per voi e per tutti l'augurio di una buona festa di Cristo Re che tra poco apparirà nel nostro calendario. Grazie davvero e alla prossima.